Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi finalmente riesco a fare il video di questa rosa di cui avevo già pubblicato il tutorial ieri, ma non ce l'ho fatta a fare il video. È una rosa facilissima. Questa qui è bella grande perché l'ho fatta con un filato un po' spesso, questo qui. Ma ovviamente cambiando la misura del filato cambia anche la misura della rosa. Io in questo caso, siccome è grande, vi faccio vedere la misura. Allora, è circa 9 centimetri di diametro. Questa qui è venuta bella grande, quindi io l'ho fatta diventare un fermaglio per i capelli, di quelli con la macchinetta, diciamo così. L'ho cucito dietro. Mentre invece si può anche far diventare molto molto più piccola, ad esempio usando un cotone cablé 5. comunque con un cotone sottile, ad esempio, o anche con un cotone così. Viene una via di mezzo col cablé 5 che è ancora più fine, che ovviamente io adesso qua sulla scrivania non trovo assolutamente. Ecco, insomma, quello che ho usato per fare questa spilletta, che quindi è la metà di questo come spessore, e cambia la misura della rosa, oppure si può fare anche più grande usando un filato più spesso, per cui si può usare per varie cose. Decidete voi quale filato usare e poi per cosa destinare, ad esempio una spilletta, degli orecchini, insomma, decorazioni varie, applique perché dietro è piatta, quindi si può cucire attaccato ad esempio a delle magliette, delle borse, insomma, a qualunque cosa. Come dicevo, facilissima. Si fa in un pezzo unico, tranne le foglie che invece vengono fatte poi separatamente e cucite. Vediamo come si fa. Allora, io uso di nuovo questo filato qui con un uncinetto 3,5. Mettiamo qua. Ok, allora io qua ho già cominciato. Si parte con un cerchio piatto che però deve avere, intanto ho lavorato a spirale, che però deve avere appunto con la spirale questo rilievo qui che si vede, questi punti in rilievo qua sopra che servono poi per realizzare la rosa vera e propria, la rosa a rilievo. Allora, adesso questo io l'avevo già cominciato, ma ne cominciamo un altro così vediamo come si parte. Si parte con un anello magico, quindi nel mio caso sapete che io l'anello magico lo faccio col nodo d'inizio, quindi faccio un nodo d'inizio, lo tengo largo, faccio una catenella. E all'interno di questo anello magico faccio 6-7 maglie basse, 7 che vanno benissimo, 2, 3, 4, 5, posso già stringere un po', 6 e 7. A questo punto posso stringere il mio cerchiolino e vado, non chiudo con una maglia bassissima, ma in questo caso non chiudiamo con la maglia bassissima, ma lavoriamo a spirale. Quindi io vado a puntare l'uncinetto nella prima maglia bassa che avevo lavorato qui, però punto solo non in tutte e due le asole come al solito, ma punto solo nell'asola posteriore. Ok, e faccio un'altra maglia bassa. A questo punto incomincio a fare, siccome devo aumentare, devo fare un cerchio piatto, in ogni punto lavorerò due punti, quindi un aumento. In questo caso però il secondo punto lavorato sempre qui sarà una mezza maglia alta.
Nel punto successivo stessa cosa, vado a lavorare, a puntare solamente nell'asola posteriore e lavoro di nuovo una mezza maglia alta. Ancora un'altra mezza maglia alta perché in ogni punto devo fare due punti, quindi un aumento. Ok. E vado avanti così, sempre lavorando la mezza maglia alta, cioè le due mezze maglie alte, puntando l'uncinetto nell'asola posteriore. In questo modo mi viene questo rilievo che abbiamo visto qua, questo qui, questa riga a spirale che andrà a salire. Andiamo avanti sempre così. Adesso io qua ne ho lavorata una, ne lavoro una seconda mezza maglia alta, poi passo al punto successivo sempre puntando solo nell'asola posteriore e faccio un'altra mezza maglia alta, ancora un'altra mezza maglia alta e vado avanti così sempre a spirale per 4 giri totali. Ecco qui, visto che si comincia a formare questa riga, vado avanti di seguito e continuo a lavorare per 4 giri e continua a formarsi questa righettina. Adesso riprendo di qua, qui continuiamo a lavorare due mezze maglie alte per ogni punto, sempre solo nell'asola posteriore. Adesso andiamo avanti, io stoppo un attimo, andiamo avanti fino a terminare i 4 giri e ci vediamo tra poco. Ecco qui che sto andando avanti, se per caso nei giri più grandi, più larghi, negli ultimi giri, vedete che fare un aumento per ogni punto è troppo, cioè vi si arriccia il lavoro, potete diminuire, anzi dovete diminuire chiaramente gli aumenti, quindi potete fare, non so, due aumenti e un punto singolo, oppure un aumento e un punto singolo, insomma dovete un pochino regolarvi in base alla vostra mano, perché se la vostra mano è molto morbida potrebbe arricciarsi il lavoro e quindi è necessario diminuire gli aumenti. Ecco qui che sono arrivata alla fine dei 4 giri più o meno. A questo punto faccio una maglia bassa l'ultimo punto in modo da abbassare qui alla fine. A questo punto faccio 2 catenelle e comincio a lavorare qui sul bordo, vedete che ci sono le 2 catenelle dove di solito si punta il punto a inizio, si punta l'uncinetto ad inizio del punto. Faccio le 2 catenelle e poi vado a lavorare solo nella asola anteriore, quindi quella sopra, in questo modo vado a puntare così e vado a lavorare delle maglie alte, una per ogni punto sottostante, quindi torno indietro, praticamente punto solo nell'asola superiore che è quella anteriore e vado a lavorare delle maglie alte tornando indietro su tutta questa parte a rilievo che avevo fatto prima fino al centro, e in questo modo che si forma la nostra rosa. Questa parte di maglia alta rimarrà poi verticale e quindi andrà a formare questa parte in tridimensionale. Ora basta semplicemente seguire il nostro la nostra spirale, questo disegno, questa riga, e puntare qua. Adesso lo vediamo. Ecco qui che ho finito la parte intorno. Adesso faccio gli ultimi 2 punti qua, sempre puntando nell'asola superiore, che è quella più interna,
in questo modo. Non so se riesco a farvelo vedere bene qui. Adesso c'è ancora l'ultimo punto qua. Comincio a puntare qui nel mio punto di rilievo, che è sempre l'asoletta anteriore che avevo lasciato prima. Lo punto in questo modo, vediamo un po' se riesco a farvi vedere bene. Questa è l'asoletta, io punto così e poi faccio la mia maglia alta. E adesso vado avanti in questo modo, sempre puntando in ognuna di quelle asolette in rilievo del disegno della riga che avevamo lasciato prima. Qua. E vado avanti così, seguendo tutta questa spirale fino al centro e mi viene fuori questo con le due foglioline da cucire poi sul retro. Poi io adesso stoppo un attimo e ci vediamo poi più avanti con alla fine della rosa. Per fare le foglie molto semplicemente facciamo 17 o 18 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A questo punto torniamo indietro nella penultima e facciamo una maglia bassissima, poi una maglia bassa, torniamo sempre indietro sulla nostra catenella, un'altra maglia bassa, una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta, una maglia alta. Un'altra maglia alta, una maglia, mezza maglia altissima, cioè vi faccio vedere, chiudiamo due e poi chiudiamo tutte e tre le altre asole, quindi un'altra due volte sull'uncinetto. Invece di fare una maglia altissima normale, andiamo a mettere il filo, usciamo da due asole e poi usciamo dalle altre tre. In questo modo, poi facciamo una maglia altissima normale, quindi questa volta una maglia altissima vera, un'altra maglia altissima, un'altra maglia alta, dicevo, una mezza maglia alta. Un'altra mezza maglia alta, una maglia bassa e un'altra maglia bassissima. Ecco qua. Ripetiamo dall'altro lato esattamente allo stesso modo, quindi torniamo indietro dall'altra parte, lavoriamo una maglia bassissima, una maglia alta. Scusate, una maglia bassa, una mezza maglia alta, una altra mezza maglia alta, una maglia alta. Una maglia altissima, una maglia altissima, cioè mezza maglia altissima, come avevo fatto vedere prima, quindi chiudendo due asole e poi le altre tre insieme. Ancora, stessa cosa,
Questa qui in realtà può essere fatta un po' come volete, non ha molta importanza. L'importante è che sia fatta in questo modo a scalare, maglia alta, mezza maglia alta, e mezza maglia alta di nuovo. Maglia bassa e maglia bassissima. Ed ecco qua, abbiamo una fogliolina. Seconda fogliolina, facciamo altrettante catenelle a questo punto, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e ripetiamo esattamente allo stesso modo dall'altra parte, in modo da fare le tue due foglioline attaccate da poter cucire poi sul retro. Quindi non facciamo due foglie, separatamente perché non è il caso. Allora, eccomi qui. Qui ho le foglioline che vado a chiudere. Qua ho lasciato un po' di filo per poterle cucire e qui il mio fiore che vado anche lui a chiudere. Dopo aver chiuso il punto e portato il filo sul retro, abbiamo le foglioline e la rosa da cucire insieme. E, come abbiamo detto, le misure potete deciderle come volete in base al filato. Potete anche aumentare o diminuire il numero di giri, perché diciamo che 4 è la base, ma potete diminuirle, variarle come preferite. E quindi le idee per questa rosa possono essere tante, come abbiamo detto all'inizio del video. Direi che ho detto tutto. Se ci sono domande, potete chiedermele qui sotto nei commenti o sull'articolo del blog. Vi metto il link dove c'è anche la spiegazione scritta. Ci vediamo alla prossima. Questa rosa è perfetta anche come regalo. Ieri era la festa della mamma, era l'ideale anche per quella. E ci vediamo per un altro progetto, un altro punto al più presto. Ciao.